via. Ciao Giorgio. Allora, siamo qui per ciao ancora, anche a te. Io come al solito ormai sto cercando, aspetta un secondo. Sì. Sto cercando di registrare anch'io, perché non vorrei che tutta questa roba andasse perduta. Ecco, pronto. Registro. Ciao Giorgio. Abbiamo registrato. Abbiamo iniziato anche noi a registrare. Va bene, va benissimo. No, te lo dire, ho visto che c'ho dei commenti sulla figura di Garibaldi, e alcuni un po' umoristici. Beh, Garibaldi è un elemento importantissimo, sì, sì, sul quale ovviamente ci sono tanti commenti. Noi vorremmo che i commenti fossero suffragati da conoscenze storiche precise, sì, cose sì, no, che non ci sono. No, ma allora non è che, voglio dire, i commenti ci sono, alcuni anche divertenti, no, riferiti ai nomi di certi fiumi che ti lascio immaginare. No, dico, sono divertenti. Fiumi certamente, soprattutto il Busento. Diciamo così, è un argomento... rive del Busento. Sì, sì. Diciamo, è un argomento... Cantato, con altre parole, anche dal grande Giosuè Carducci, che citeremo oggi. Ah, bene, bene, bene. E allora, Carducci non avrebbe mai accettato che venissero battezzati certi sibariti. Ah. No, te lo devo dire in proposito che appunto Garibaldi, tu dimostri proprio di Garibaldi che la conoscenza di certi fatti storici è veramente difficile, data la disinformazione, la propaganda, vuoi il troppo osanna, vuoi i troppi denigramenti. Insomma, c'è sempre tanto da scoprire, che grazie a te, a tutte le tue informazioni, alla tua cospicua biblioteca, ci dai delle informazioni. Io penso che di essere d'accordo di dire che ci dai delle informazioni veramente eccezionali. E allora a questo punto io ti ripasso la parola, salutando tutti quelli che ci seguono, anche a quelli che dicono che se si nasce nel buco del gnao dell'Italia, cioè la Basilicata, non si capisce nulla. Io dico, beh, io preferisco nascere qui e non capire nulla, piuttosto che capire un sacco di deficienze, ecco, questo voglio dire. E allora ti lascio la parola e vai avanti. Allora guarda, cominciamo subito con questo libro. Abbassa un po' la webcam prima. Ah. Fascismo e Soderia, sì, quello di Michele Terzaghi, bene, bene. Il libro lì dovrei averlo anch'io, ma non l'ho ancora letto. Perfetto, ci sono così va benissimo. Fascisti, che noi attenzione, chiameremmo... evita di toccare i fili, perché intanto si sono dei rumori, sì, di frusci nel microfono. Boh, vai avanti. Ci sono molti neofascisti, che noi chiameremo soprattutto neoguelfi, che si attaccano a tutto e non sanno assolutamente nulla. Purtroppo hai ragione. Ad esempio, la polemica relativa alla massoneria bisogna che venga fatta conoscendo le cose. Allora, qui Michele Terzaghi, che non è l'ultimo venuto, descrive come fossero moltissimi i fascisti che appartenevano alla massoneria. Ma questo allora, è noto. Intanto chiariamo questo concetto. Essendo il fascismo nato nell'ambito della rivendicazione nazionalista, era per forza intriso di elementi massonici. Nazional massonici, non poteva essere diversamente. Beh, il problema non è questo. Ha avuto un ruolo principale nel fare l'unità d'Italia, questo è ovvio che il fascismo ne abbia tanta influenza. Attenzione, bisogna stare molto attenti a distinguere tra massoneria e Giovine Italia. La certo. Massoneria tramava, la Giovine Italia agiva. Queste sono delle difficili, non conoscono, perché siccome non conoscono la storia, non conoscono nemmeno gli aspetti più concreti della storia stessa. Tant'è vero che scambiano la Giovine Italia per la massoneria. Non è vero, sono due forze completamente diverse. Anzi, benissimo, noi diremmo che Mazzini, creando la Giovine Italia, ha creato il più forte e il più autentico antagonista nazionale, nazionalista della massoneria stessa, come dimostra la storia della massoneria oggi, che è ovviamente internazionalista, sì, favorevole alla globalizzazione, favorevole alle multinazionali globalizzatrici, la conquista silenziosa, eccola qui. Ah, 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 ah,
infatti è silenziosa, e con la vasellina pure, lì è il problema, che pochi se ne rendono conto, purtroppo. Di cui è una impressione, è questa ministra di pelle leggermente ambrata. Ambrata, vabbè. Che vedi caso hanno fatto ministra senza nessuna ragione e senza nessuna motivazione. È un segnale che vogliono darci. Esatto, no, più che un segnale. Che va in giro, verrà ulteriormente denunciata da noi fra qualche giorno. Va in giro propugnando che la terra è di tutti. Allora, la terra degli italiani intanto è degli italiani. Poi, secondo, la legge dello Stato italiano stabilisce delle regole ben precise per quanto riguarda la proprietà. Allora tu, che vuoi parlare in nome che della terra e tutti, di un universalismo molto, ma molto loffio, allora queste cose vanno a dire in Belgio, no? Sono i belgi che hanno devastato il Congo, pigliatela quei belgi, oppure vai a dire queste cose in Congo invece di venire a dire a noi. Noi abbiamo delle leggi ben precise, tu sei ministro dello Stato italiano, ti devi attenere a queste leggi, se no no. Tu dirai: perché parli di faccetta nera? Parlo di faccetta nera perché questo discorso qui è strettamente correlato con quello di Garibaldi, che era un nazionalista. Capito. Cioè, era uno che voleva la libertà degli italiani, la proprietà del territorio italiano da parte degli italiani. Ma certo, ma deve essere così per tutta la nazione, cioè ognuno deve essere proprietario, padrone a casa sua. Cioè, io ho sempre detto una cosa, vado a dire una cosa importante, una parentesi. Allora, mettiamo un esempio dell'ONU, no? L'ONU, ecco. Allora, tanto per cominciare, l'ONU è una presa per i fondelli, perché è in mano a 4-5 nazioni, ma forse 6, non di più, cioè Francia, Inghilterra. No, cioè, meno. Insomma, Russia, meno. America. Da quelli che se ne sono inventati. Sì, beh, quelle insomma, quei 4-5. Di America e Inghilterra, dai. Beh, ecco, allora te lo sto dicendo. E Francia. Le quali fanno il bello e il cattivo tempo. Allora, per me l'ONU è una cosa seria, o meglio, sarà una cosa seria quando anche il più piccolo Stato della Terra avrà lo stesso rispetto. Cioè, è la stessa considerazione che hanno per esempio gli Stati Uniti, cioè nel senso che secondo me ogni popolo è giusto che sia padrone a casa propria, che si dia le sue leggi, se no non fai l'ONU infatti. A questo voglio dire, tu non puoi fare l'ONU dando legge ad altri paesi. Allora o siamo tutti uguali o niente. Io ti porto un esempio molto banale. Quando la Società delle Nazioni fece un'azione contro l'Italia perché l'Italia aveva conquistato l'Etiopia, non fece nessuna azione contro l'Inghilterra, che era la più grande potenza coloniale del mondo. Esatto. Questa è ipocrisia. E allora che cacchio vuoi? Chiaramente così è un fatto eloquente. Chiamali rapporti di potere. Appunto, questo fatto dimostra tutto, no? Almeno per chi vuol capire. Esattamente. Poi, purtroppo il mondo è manegonzi e c'è proprio da fare, ma la realtà è questa. Certamente. Comunque. Allora, va avanti. Continuiamo in questo nostro discorso relativo a Garibaldi, perché sì, è molto importante. Direi. Allora, noi intanto abbiamo un po' di libri da far vedere. Benissimo. La prima cosa che ci interessa in questo momento, siccome abbiamo parlato del seppellimento di Garibaldi contro la volontà di Garibaldi stesso, che voleva essere bruciato alla romana Prisca sull'Ara. Esatto, come già detto. Carducci scrisse una nota. Bella questa qui è una scrisse. Scusa, Giorgio, ma questa qui è una cosa inedita, io non l'ho mai sentita di Carducci, Carducci è stato un grande, e siccome è stato un grande... No, non ho mai sentito questo fatto che si lamentava che Garibaldi non fu rispettato la sua volontà.
Ma cosa vuoi che venga detto in Italia? Carducci è ricordato per una bellissima poesia, l'albero a cui tendevi la pargoletta mano. O no? Sì, è vero. A me mi dispiace fortemente per lui, perché avevo un figlio solo e gli è morto di difterite, come capitava all'epoca, perché veramente la difterite mieteva vittime a non finire tra i giovani. Uno dei fratelli di mia madre morì appunto di difterite. Quindi ecco le grandi conquiste della medicina. Queste sono le vere grandi conquiste della medicina. Infatti. Ma all'epoca la difterite mieteva veramente moltissime vittime. Purtroppo sì. Ma Carducci è stato uno dei più grandi poeti italiani. Ma certo, c'è dubbio. Gli italiani lo conoscono per l'albero a cui tendevi la pargoletta mano. Abbiamo già citato Pascoli, erede di Carducci, nell'Università di Bologna, il quale è stato un grande esaltatore della potenza romana, ha scritto dei poemi in latino, è stato sempre premiato per questi poemi, però Pascoli è ricordato per la cavallina storna. E purtroppo è vero. Portavi colui che non ritorna. Sì, è lo stesso discorso. Sì, Questa è una cosa vergognosa, schifosa. Questa è un'opera di mutilazione, perché non si vuole che gli italiani abbiano coscienza della propria grandezza e del proprio passato. È vero, questo allora, è quello che ha mirato il ma questo è ciò che ha mirato il potere attuale, specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Esatto, ma poi quello è stato esaltato. No, a cominciare attenzione, con la denigrazione del soldato italiano, rendendolo un arlecchino, allora, un pantalone, un pulcinello, esattamente, e tutto il re. Quando invece sappiamo di episodi che altro che arlecchino, pantalone, pulcinella, anzi. Allora, non ci sarebbe poi, stata. Poi, c'è una cosa, voglio dire una cosa, in rete ogni tanto, no, io subisco gente che insomma siamo degli insulti, no? Ma io vedo, me ne frego. Io faccio come disse una volta Vittorio Emanuele III quando si incontrò con gli alleati dopo la batosta di Caporetto. Disse: vedi, in guerra si va con un sacco e un bastone. Un sacco per prenderle e un bastone per darle. E bisogna fare così, insomma. Allora, noi non siamo disposti a portarti dietro nessun sacco. Io personalmente porto sempre fuori il sacco dei rifiuti che distribuiscono a norma delle leggi, secondo le leggi relative alla distribuzione dei rifiuti rispetto alla loro riciclabilità, certo. Cosa che fa sì e no un 5% degli italiani. Purtroppo. E già questo sarebbe indicativo per dire in che paese viviamo. Purtroppo. Adesso ci leggiamo cosa scrive Carducci. Sì, bene. Allora qui in questo Carducci inedito, scrive. Beh, inedito non tanto perché è scritto in un'opera, ma chi è oggi? È da 40 anni che leggo, insomma, non ho mai sentito cose del genere. Appunto, chiede ai giovani se sanno chi è Carducci e non ti diranno niente, perché non lo sanno. Infatti. Carducci è stato un grande poeta italiano e adesso leggo questo pezzo, che è relativo sempre al tradimento che fu fatto nei confronti di Garibaldi, che chiedeva di essere cremato nella maniera di Catone e invece l'hanno seppellito alla maniera cristiana. Nota. Lui poi si riferisce qui a due nomi e due persone che sono intervenute in occasione della morte di Garibaldi e che ovviamente alla democristiana, allo stile democristiano, giustificavano tutto quello che veniva fatto facendo finta di esaltare. Eppure, contro la volontà del generale, contro la volontà di tutto un popolo, contro lo stupore e lo sdegno delle genti civili, l'hanno vinta. Non dico il Falleroni e il Pennesi, che sono questi due che fingendo di esaltare Garibaldi giustificavano il fatto che Garibaldi fosse sepolto. Due brave persone, dice giustamente Carducci,
insomma, che presero una cantonata, ma gli gnomi hanno schiaffeggiato la volontà dell'eroe. Ecco, incomincia la descrizione di questa gente che ha comandato e continua a comandare l'Italia, gli gnomi, purtroppo, facendo vista di carezzarla, gli gnomi, cantando alto le litanie di eroe dei due mondi, onore del genere umano, eccetera, dicevano tutti sottovoce: va giù, vecchio babuino, sottoterra, la tua carcassa ci può servire ancora a qualche cosa. Questo è quello che scriveva Carducci. Ah, non è finita. Ho capito tutto. Oh, quando gli eroi non contano nulla e gli gnomi possono tutto, cazzo, ma questo è stato scritto a fine dell'Ottocento, è la descrizione dell'Italia di oggi. Purtroppo è così. E la retorica caccia a pedate di periodi epilettici, la epopea, e una nazione non sa fare altro che del chiasso per un giorno o due, oh, allora, che importa vivere? Che giova mar... Grande poeta. Cosa serve di amare se non per generare una generazione che vuole difendere il proprio territorio? Appunto. È proprio bello questo. Questa è da indicare, questa qui. È davvero. Te credo. Devi tirare fuori questa poesia, diffonderla a tutto, scriverla e diffonderla in rete, caro Giorgio. Devi diffonderla lo faremo, in rete. Lo faremo, sì. Fai qualcosa. Lo faremo. Certo. Nel giorno dei morti del 1883. Da Confessioni e battaglie, Roma, Sommaruga, 1884. Bellissimo. È chiaro, no? È chiarissimo, è capito? Chiarissimo. Paese dei morti, cantato anche da Leopardi, da Ugo Foscolo. E andiamo avanti. Allora, nella trasmissione di ieri, nell'intervista che abbiamo fatto ieri, sì, abbiamo parlato di tante cose, anche di socialismo marziniano. Esattamente. Ecco qui dei punti essenziali. E su questo mi deve servire, perché l'idea di socialismo marziniano poi è anche stata sostenuta da Giovanni Spadolini. Allora, sì, infatti. Quando noi parliamo di socialismo marziniano, dobbiamo dire una cosa importantissima. Perché per lungo tempo, proprio per la funzione di sopraffazione che lor signori hanno sempre fatto nei confronti della cultura, per lungo tempo per socialismo si intendeva la visione marxiana del socialismo, sì, il che non è assolutamente vero. Ma infatti, per socialismo si intende una cultura, un atteggiamento, un modo di vivere e anche una dottrina che prende in considerazione soprattutto l'aspetto sociale del vivere civile. Certo, ma infatti, quindi, sto dicendo, esiste il socialismo marxiano e la negazione del socialismo, tanto per cominciare. Esattamente, esattamente. Ecco. Quindi esiste un socialismo marxiano semplicemente perché in un infausto momento le forze marxiste sostenute dal capitale finanziario degli ebrei si sono impossessate del movimento operaio. Infatti è così. Estraendone gli elementi che rappresentavano il socialismo mazziniano, che era comunque e sempre presente nelle assemblee del movimento operaio. Questo ha rappresentato una enorme iattura per tutto il movimento operaio, perché a quel punto si è instaurata questa identificazione tra socialismo, comunismo, operaismo marxista, che nulla ha a che vedere col socialismo vero. Ricordiamoci che dei grandi socialisti che parteciparono tra l'altro alla Costituzione e alla difesa della Comune di Parigi 1870-71, pochissimi erano marxisti.
Allora, anche questo è bene dirlo. Interessante. Allora, noi diciamo socialismo mazziniano perché il pensiero mazziniano è un pensiero nell'ambito, come il pensiero mazziniano è completo e complesso, per tutti gli aspetti della vita, perfino la musica. Noi diciamo il pensiero mazziniano ha riguardato soprattutto il movimento operaio, quindi per quello noi parliamo di socialismo mazziniano. Il socialismo mazziniano è quello che dice capitale e lavoro nelle stesse mani. Il socialismo marxista è quello che dice tutto nello Stato e sappiamo che cosa ha portato. Ha portato al bolscevismo, esattamente, cioè la dittatura della burocrazia di Stato. Allora a questo punto si potrebbe anche azzardare un'ipotesi, cioè, diciamo un'ipotesi, ma fa per dire, ma visto che Mazzini diceva che il capitalismo, cioè capitale e lavoro devono essere nelle stesse mani, è anticipato quello che poi è stato il fascismo. Esattamente, esattamente. Né più né meno. Il fascismo applica la Repubblica Sociale Italiana, allora, ha applicato il principio mazziniano. Secondo te il Prudhomme e altri filosofi francesi del tardo 800, tra cui il Pronto Pareto, che mi citavi, mi pare tu ieri. Sì, no, state dicendo il Prudhomme, il Pareto, eccetera, che hanno avuto, secondo me hanno letto Mazzini a questo punto, dobbiamo dire, no? Certamente, Mazzini è stato un grande maestro. Esatto, questo voglio dire. Mazzini è stato un grande maestro e si è stato allontanato dalla cultura mondiale, dalla cultura italiana in particolare, sì, ad opera della operazione marxiana togliattiana, no? Sì. Che forse era proprio quella che era legata al concetto di egemonia. Hai capito? Sì, sì. Il concetto di egemonia che i togliattiani hanno esplicato nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra in Italia, non era teso a creare una egemonia culturale nella società italiana dal 45 in poi, ma era teso soprattutto a espurgare da questa società il concetto di partecipazione che era tipico del socialismo mazziniano. Ma infatti ti dico una cosa, chi è che ha tolto dalla Costituzione quella legge sulla socializzazione? L'articolo 46. Appunto, sono loro. Appunto, chi sono stati loro. Questo va detto. Appunto. Ecco, questo non va detto. Solo, ma sono stati in ciò associati al progetto che ha caratterizzato quella linea del Partito Repubblicano, quello caratterizzato soprattutto dalla Malfa, per cui il Partito Repubblicano è stato un partito che ha rappresentato gli interessi più retrivi del potere economico-finanziario. Certo. Mi riferisco sempre al Partito Repubblicano di La Malfa. Va bene. Continuiamo su questa strada, quello che noi abbiamo, perché vogliamo far vedere altre cose. In questo libro, siccome si tratta sempre di Garibaldi, questo è un libro di ben 416 pagine in cui si dice chiaramente che razza di militare, di stratega fosse Garibaldi. È inutile che noi lo diciamo, qui non siamo qui a difendere le capacità. Prova a farlo vedere, per favore. Sì. Vediamo. E il titolo qual è? Garibaldi condottiero. Ma questo è opera di chi? Questo è un libro del Ministero della Guerra. Ah, ma durante il fascismo l'ha fatto, non sbaglio. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Wow. Ufficio storico. Ma questo di chi è? Ci sono tutti i dati, ma qui ci sono tutte le cartine. Sì, questo è l'anno è, adesso te lo dico, ma che, già che ci stiamo le diciamo queste cose. Sì, certo, certo. Qui non c'è, e fa vedere, è un libro scritto da studiosi del 1932. Hai visto? È un libro scritto da studiosi di strategia e fa vedere che cacchio di stratega era Garibaldi. No, tanto per parlare, no. Ma no, capito? Ho capito. No, Garibaldi qua, Garibaldi là. No, ma no, in effetti di Garibaldi, no. Cioè, ti spiego, io sono per la verità storica, però voglio aprire una parentesi. Chiudo per far chiarezza. Guarda, io sono per la verità storica. Io, per esempio, ammiro
alcuni ambienti, cioè questi ambienti, diciamo che in Italia, i filoborbonici eccetera, che fanno storia vera di quello che è stato, per esempio qui il Reame delle Due Sicilie eccetera, il Granducato di Toscana e via discorrendo. Ecco, però, voglio dire, a me mi sta bene quando loro dicono delle verità storiche, però non mi sta bene quando loro fanno queste cose per dividere l'Italia. Questi signori qua devono capire una cosa, che dividere un paese è un danno e non porta mai vantaggi, perché un paese più è grande più può contare nella storia del mondo, più è piccolo più non conta niente. E questo specialmente, a parte quando, quello. No, specialmente quando si parla la stessa lingua, perché bene o male un siciliano, no, pur con la cadenza siciliana, può capire uno di Trieste che pur con la cadenza friulana, veneziana, parla italiano. Però voglio dire, andare lì a dividere un paese che comunque sappiamo che fu fatto malissimo, criminalmente male, ma non per questo dobbiamo adesso scazzare tutto, piuttosto, ma non da Garibaldi, no, ma piuttosto fu fatto cerchiamo dai Savoie, esatto, che hanno dimostrato nella loro storia che tempra di dinastia fosse. Certo, 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 capito bene, no, ma, però voglio dire, dobbiamo comunque cercare di essere realisti e piuttosto miglioriamo il paese, ma non dividerlo, perché dividerlo, guarda, per me lo peggioriamo, non lo miglioriamo. Bisogna avere coscienza geopolitica. Oggi esatto. La separazione della Sicilia, che è già sotto controllo statunitense, infatti, dall'Italia, per quel poco che è rimasto, vorrebbe semplicemente dire un accorpamento totale, quello voluto dalla mafia sicuro-americana nel 43, 44, 45, un accorpamento totale della Sicilia. L'abbiamo già detto più di una volta, sì, sì. Come le Hawaii, come sì. Le Hawaii, come ennesimo stato degli Stati Uniti d'America. Esatto. Che poi le Hawaii fu rapinato, furono ingannati, furono presi con la forza più o meno, Ma le Hawaii servivano agli americani semplicemente perché? Perché facendo in modo che i giapponesi attaccassero le Hawaii, risultava che i giapponesi avevano attaccato il territorio americano. Infatti, come è stato un pretesto per il topo. È tutto il discorso. Certo. Per tornare a Garibaldi, non siamo qui, come sì. Stiamo qui per affrontare il problema veramente. Allora, qui sì, abbiamo sì. Un libro. Vediamo un di po'. Uno dei più noti vedere. Geopolitici e strateghi italiani, Carlo Jean. Cioè Giuseppe Garibaldi, Carlo Jean. Carlo Jean sarebbe Giuseppe Garibaldi fra guerra di popolo e guerra regia nell'Italia del Risorgimento. Ma chi è Carlo Jean, scusami? È un generale per caso? No. Sì, sì. Carlo Jean, il più noto studioso italiano ufficiale. Sì. Della strategia geopolitica italiana, Carlo Jean. Sentiamo cosa dice. Quindi, no, c'è niente da leggere, c'è un libro. Io ti faccio vedere che ti posso garantire quello che scrive, che è ovviamente molto, molto favorevole alle strategie garibaldine. E che dimostra come appunto Garibaldi si è trovato in quel frangente particolare fra guerra di popolo e guerra regia. È verissimo. Certo, è vero, sì. Dove lui ha cercato di portare avanti il più possibile guerra di popolo, ma ogni volta che ci ha provato in maniera esplicita, gli è stato vietato, oppure gli hanno pure sparato addosso. Infatti, come Aspromonte. Perché se l'hanno ferito all'Aspromonte, vuol dire che non l'hanno ammazzato, ma se non l'hanno ammazzato è semplicemente perché non ci sono arrivati. Penso anch'io. Se no potevano, perché io sono convinto che l'ordine era quello di farlo fuori. Ma anche per me. Penso anch'io di questo, sì sì. Poi l'ha ferito bene. Non solo, fu organizzato da parte dei regi Savoia un attentato a Garibaldi e fu organizzato anche un attentato a Mazzini. Ora, di Garibaldi quello lì non gli è andato bene, ma Mazzini, che era uno che aveva due occhi davanti e dieci dietro, capito? Mazzini sapeva bene riconoscere gli amici dei nemici, capito? Ho capito bene. Carlo Nozza, che è stato un noto giornalista, credo che adesso sia morto, o se non è morto è vecchio, scrisse un libro molto interessante che io ho intitolato Mazzini contumace. La conclusione di questo libro è che Nozza dice in un paese come l'Italia, dove di 10 congiurati
almeno 7 so delle spie, Mazzini è riuscito a scamparla perché aveva gli occhi lunghi. Sicuramente sì. Questo è un bel giudizio. Allora Marco Nozzi aveva perfettamente ragione. No, ma io lo condivido, un bel giudizio, devo dirti. Anzi, un'analisi proprio precisa, perché così è. Ma è così. Marco Nozzi aveva perfettamente ragione. Dico, Mazzini, come ci insegna la storia recente d'Italia. Stavo dicendo, Mazzini da buon genovese, ripeto, sottolineo da buon genovese, sì, era molto guardingo, sempre. Molto. Andiamo avanti. Alla faccia di quelli che dicono che noi non conosciamo come stanno le cose. Questo, diciamo, perché quelli che criticano perché Garibaldi era massone, ma noi l'abbiamo già detto molte volte. Sì, certo. Questa è la storia. Il discorso mi sembra chiuso. Scritto da Gustavo Raffi, gran maestro della massoneria, attualmente ancora in carica. Non so se legittimamente o meno, ma comunque sia. Eccolo. Bravo. Quindi noi conosciamo tutto. E poi io voglio concludere per far capire qual era il clima, qual era la mentalità, cosa vuol dire essere garibaldini nel 1849. Certo. Poi diremo, che no, diremo, lo diremo al momento opportuno, a che cosa servivano queste strane brigate Garibaldi del 1944-45. Erano delle brigate, ma erano molto se c'erano 5 persone. Tutto un altro discorso. No, purtroppo Garibaldi fu anche usato da resistenza in maniera indegna, indebita proprio. Serviva semplicemente per dargli la pensione, sappiamo tutto. Infatti così è stato. E il pantalone scemo sempre pagato, ancora paga. Sì, un numero di persone assolutamente inesistente, no? Brigata Garibaldi. Allora mi devono dire l'esatta composizione di queste stranissime brigate Garibaldi. Guarda, se c'era una di queste brigate Garibaldi che aveva più di 5 componenti, per di più ovviamente opportunisti, traditore, traditori e quant'altro. Quando si cavalca il carro del vincitore, no? Sappiamo com'è, dai. Le miserie umane sono queste, è inutile che stiamo qui. Però diciamole le cose. Ma guarda, ti dico un episodio. Ti dico un episodio che forse ho già detto. Durante la marcia su Roma, chiamava un gerarca, un capo squadrista, Mussolini, dicendo: Dulce, ma come, mi avevi promesso un bastone di comando? E Mussolini rispose: beh, per il momento è contento di questo fiammifero. Ecco, cioè, sì, perché l'opportunismo, no, della gente, è sai com'è, così, ma no, è così, è inutile. La vita è questa, poi ti immagini in Italia. Allora, concludiamo con questa lettura che è veramente, veramente commovente. Benissimo. Chi è che l'ha scritta? Un personaggio che ovviamente qui non conosce nessuno. Questa si chiamava Margaret Fuller, la prima inviata speciale di guerra della storia. Non solo tra gli inviati speciali di guerra femmina, ma tra gli inviati speciali della storia. Questa Margaret Fuller mandava delle corrispondenze dalla Roma assediata dai francesi nel 1849. Però, disgraziatamente per lei, questa donna che aveva sposato un italiano, finita la Repubblica, si imbarcò per ritornare negli Stati Uniti. Ah, perché era americana? Perché dico disgraziata? Americana, sì, era un'inviata speciale americana. Però, che mandava le sue corrispondenze per i giornali degli Stati Uniti d'America. Bello questo sapersi. 1849, Margaret Fuller, un'americana a Roma, che io che ho rilegato quel corriere. Va avanti. Appunto, bisogna conoscere. Edizioni Studio Tesi del 1986. Ma voi immaginate questo. Ma quando si parla di queste cose, ma qui c'è il potere clericale che comanda su tutto, capì? Certo. Ma questa è un'opera eccezionale. Gli articoli che questa donna mandava erano eccezionali. Cos'è successo, poveraccia? Che quando lei si imbarcò, quando lei si era sposata a un italiano, oltretutto, sì. E aveva un figlio. Si imbarcarono tranquillamente per ritornare negli Stati Uniti. Gli prese una tempesta nei pressi di Boston, mi pare. Oddio. E
la nave affondò, morirono tutti quelli della nave, passeggeri ed equipaggio. Adesso sentiamo cosa scrive la Fuller. Perché lei mandava queste corrispondenze, certo, erano corrispondenze che non sono quelle di oggi, per cui tu mandi una corrispondenza ogni 10 minuti. Allora no. Diciamo bene che le corrispondenze che mandano oggi gli inviati speciali italiani ai periodici italiani sono molto, molto, molto scarne e soprattutto molto scarse. Primo, perché i cosiddetti inviati di guerra italiani tutto fanno fuorché andare a vedere quello che succede. Poi perché obbediscono gli ordini. Stai in albergo, loro. E quindi se ne stanno buoni a casa. Ma stai in albergo pure da casa, sì. Quando va bene sono in albergo, io lo so. Per esperienza diretta, perché me lo diceva mio zio, grande inviato speciale, che già negli anni 70, parlo degli anni 70, che aveva la sua età perché si era fatto tutte le guerre, era l'unico che usciva dall'albergo. Puoi immaginare. Per andare a vedere quello che succedeva. Era l'unico che usciva dall'albergo. Ti credo. Allora, leggiamo una parte di questa, una delle ultime corrispondenze. Sì. Cadde l'eroico Manara con centinaia dei suoi lombardi devoti. Garibaldi vide morire i migliori dei suoi ufficiali e lui stesso nel pomeriggio si recò all'assemblea a dire che ogni altra resistenza era ormai inutile. L'assemblea inviò messaggi a Oudinot, ma egli rifiutò qualsiasi condizione, rifiutò perfino di garantire la salvezza a Garibaldi in partenza. A Garibaldi, il suo valoroso nemico. Malgrado ciò, molti uomini lasciarono i loro reggimenti per seguire il comandante. Noi sappiamo qual è stata la grande impresa di Garibaldi, che è riuscito ad arrivare a piedi, ricordiamocelo, nella Repubblica di San Marino, dove sciolse il suo esercito, riuscendo a non farsi accalappiare dai vari eserciti che lo cercavano. E questa è una delle grandi abilità del generale Garibaldi. Fece così anche Sud America con gli inglesi. Ti ripresente che quando questi dicono Garibaldi massone, perché Oudinot non era massone, scusa. Sì, ma massoneria sono cose da non credere. Ma allora era di moda, cioè era bisogna spiegarle bene le cose. Allora di moda. Ma grande personaggio, ma era massone, ma non per quello, capito? Ma guarda, con uno spirito diverso, ti insomma. Che diventa generale in Francia, in quella Francia lì del 1849, senza essere massone, andiamo su. Infatti. Quelle cose bisogna conoscerle però. Certamente. Malgrado ciò, molti uomini lasciarono i loro reggimenti per seguire il comandante. Erano circa 4.500, Era una truppa di 4.500, non erano tre calzacani che scappavano in qua e là, Beh, questa qui sì che è una brigata Garibaldi. No, scusami, questa si può chiamare brigata Garibaldi. Certo! No, quella lì del 44-45. Sì, appunto. Adesso vi spiego, ecco. Brava, Allora, lasciarono i loro reggimenti per seguire il comandante il cui coraggio li aveva conquistati e la cui superiorità su ogni avversa circostanza aveva ottenuto la loro totale fiducia. Questa è una giornalista americana che scrive. Bello, bello. Verso la sera del lunedì 2 luglio si seppe che i francesi si stavano preparando ad attraversare il fiume ed a prendere possesso della città. Siamo al 2 luglio. Andai al corso con alcuni amici. Era pieno di cittadini e di militari. La nostra carrozza fu bloccata dalla folla presso Palazzo Doria. I lancieri di Garibaldi passarono al galoppo. Fosse stato di nuovo al mondo Sir Walter Scott per vederli.
erano tutte figure snelle, atletiche, risolute. Molti con le forme della bellezza meridionale maschile più splendida, tutti illuminati dallo spirito e resi nobile dal coraggio deciso ad osare, agire, morire. Ma che bello! Questa è una giornalista americana. Ragazzi, questa sì che chiama corrispondenza. Li seguimmo fino a Piazza San Giovanni, in Laterano. Mai vidi spettacolo tanto splendido, tanto romantico, tanto triste. Chiunque conosca Roma conosce la strana grandiosità di quella piazza, scena del primo trionfo di Colla di Rienzo. Di lì si possono vedere le magnificenze della madre di tutte le chiese, il battistero con le colonne di porfido, la scala santa coi mosaici scintillanti d'epoca antica, l'obelisco tutto il più bello tra gli imponenti obelischi di Roma. Oltre le porte, la prospettiva della campagna, da quella parte tanto riccamente cosparsa di rovine. Ma guardate che visione completa, piena, guarda, di questa grande giornalista, inviata speciale americana. Ma no, ti dico solo che qui, questo guarda, onore, onore a memoria di questa donna, di veramente. Di in questo scenario. Ti dico solo che onore a questa donna. Veramente una descrizione magnifica, guarda, una vera lezione di giornalismo. Che una vera lezione mai. Di giornalismo e anche e soprattutto di corrispondente di guerra, perché io non ho mai letto corrispondente di guerra di questo genere, e pure ne ho letto parecchi di articoli di inviati speciali, non so, in Vietnam, certo. E quelli che sono andati in Vietnam, Vietnam ancora, in Palestina, in Israele, eccetera, cioè ne ho letti di, ma non ho mai letto una cosa del genere, veramente, guarda, ti giuro, io anzi, se c'è qualcuno che ha letto una cosa del genere, guarda, lo vorrei sapere, perché io non l'ho mai sentito, non ho mai sentito, ma passata, né letto né, e né sentito da altri. Passata naturalmente sotto silenzio. Ti credo. Ma bella questa iscrizione. Ma, non ma, è finita. Ma che libro è? Ma non è finito. Giorgio, ma che, questo libro qui? Questo libro è, te l'ho detto. Sì, ma si può è ritrovare. È intitolato Un'americana a Roma. Bellissimo. Editore chi è? Tossi. 1847-1849. Margaret Fuller. Sì, Margaret Fuller. Edizioni Studio Tesi. Bellissimo questo. Ma guarda, è una cosa incredibile. Non è finita. Bella. Bello, ma era un libro veramente bello. Però tu immagini questo spettacolo, tu immagini questo spettacolo, no? Di Roma che sta, mollando nei confronti dei francesi. Certo. Al tramonto di un luglio bellissimo. Questi cavalieri che cavalcano, che vanno dietro a Garibaldi, capito? Che non vogliono arrendersi. No, no, non è finita. Va avanti. Era il tramonto. Una falce di luna stava sorgendo. Il fiore della gioventù italiana si riuniva in quel luogo solenne. Quei giovani erano stati cacciati da ogni altro posto dove avevano offerto il loro coraggio a baluardo dell'indipendenza italiana. In quest'ultima roccaforte avevano sacrificato ai catombi dei migliori e dei più coraggiosi alla causa. Dovevano andarsene ora o rimanere schiavi e prigionieri. Dove andare? Non lo sapevano. Perché, salvo che per la lontana Ungheria, non vi è ora luogo che li voglia ricevere, o dove possano agire come comanda loro l'onore. Indossavano tutti gli splendidi abiti della legione garibaldina. La tunica rosso fiamma, il berretto greco, oppure capelli rotondi con la piuma come i puritani. I lunghi capelli al vento, i volti decisi. Prima di iniziare questa guerra pericolosa avevano calcolato i costi, avevano soppesato la vita e tutti i vantaggi materiali contro la libertà e avevano fatto la loro scelta. In questo amaro momento di crisi non si voltavano indietro, non esitavano. Ho visto i feriti, tutti quelli che potevano andare caricati sui carretti delle masserizie, alcuni erano già ceri e quasi sul punto di venir meno, ma volevano andare ugualmente con loro. Bello, bello, bello.
ho visto molti giovani, tutti con ricche eredità, portare in un fazzoletto tutti i loro beni mondani. Le donne erano pronte, anche se tristi, i loro occhi erano risoluti. La moglie di Garibaldi lo seguiva a cavallo. Lui stesso si distingueva per la tunica bianca. Sembrava in tutto e per tutto un eroe medievale. Il volto ancora giovane, perché la sua vita tanto avventurosa è stata sempre carica di giovinezza e non vi è segno di fatica sulla sua fronte e sulle guance. Che cada o vinca, in lui si vede un uomo impegnato nel compito per cui lo ha creato la natura stessa. Ma guarda, magnifico. Non so cosa c'è, bella, bella descrizione questa. Si avvicinò al parapetto, guardò la strada con il cannocchiale e, dato che non vi erano ostacoli in vista, si voltò per un momento verso Roma. Poi condusse la legione oltre la porta. Duro il cuore, di pietra e atterrito l'occhio, che non ebbe una lacrima per quell'istante. Vai, banda valorosa destinata a morire. E se Dio non si cura degli uomini come dei passeri, la più parte di voi se ne va verso la morte. E Roma sorella Niobe deve perdere anche questi giovani splendidi e coraggiosi, che le avevano promesso nuova vita e che gliela avrebbero data se non era per la perfidia e la forza schiacciante dell'intervento straniero. Un'eccellente visione delle cose, anche se leggermente romanticizzato, ma realistico al massimo. Ma guarda, è chiaro, ma perché non deve essere? No, dico, bellissimo. Ma per quale ragione non ci deve essere l'espressione artistica e romantica, infatti, di un atto romanticamente eroico? Ma qui chiosa pennello, infatti, vuol dire, qui veramente ci vuole, perché descrivo proprio uno spirito che esisteva, chiaramente, no? Giusto? È così? Esatto. E questo voglio dire io. E adesso voglio concludere l'articolo. So che molte persone rispettabili si sorprenderebbero a sentirmi parlare così. Signori che adempirono a loro doveri nei riguardi della società, acquistando per sé bei vestiti e bei mobili con l'interesse dei loro quattrini, parlano di Garibaldi e dei suoi uomini come di briganti e di vagabondi. Guarda com'è la descrizione di questi lor signori, sempre presenti a lucrare sul sangue degli altri. È così. Tali senza dubbio Garibaldi e i suoi uomini sono, nello stesso senso in cui lo furono Gesù, Mosè e Enea. Guarda questo accostamento di Enea a Gesù. Questa è la capacità femminile di comprendere la romanità. Sì, sì, davvero, davvero, proprio così, veramente, guarda, hai detto una cosa grandiosa. Direi, allora, di sì. Per me, uomini che con tanta disinvoltura si buttano alle spalle le comodità della ricchezza e le gioie degli affetti per amore di quello che giudicano essere l'onore, sotto qualsiasi forma, per me questi sono gli uomini. Bello. Sono gli uomini rispettabili. Senza dubbio, in queste bande vi è un certo numero di senza legge che segue questa bandiera, perché non ha altra possibilità e non ha altra possibile via. Ma la parte maggiore è costruita da giovani nobili fuggiti alla leva austriaca o che fuggono ora davanti al rinnovato gioco papale reso più scuro dalla protezione francese. E questa è stata una donna americana che l'ha scritta. Bellissimo. Dico, guarda, una cosa del genere, veramente, una volta mi capita di sentire una descrizione di questo genere, proprio... che c'è di tutto, realtà, diciamo, fatos, poi atmosfera, e quel pizzico di romanticismo che non guasta mai. Che in questo caso è una descrizione... Poi in un'epoca romantica, ma ti pare, siamo nel 1849. Appunto, dico,
veramente una cosa, cioè ti porta questa giornalista, questa grande reporter americana, appunto questa Margherita Faller, ti porta in un'atmosfera e ti fa capire quello che c'era nell'aria, cioè, e anche lo spirito di questi garibaldini che erano determinati a conseguire i loro obiettivi. E ecco perché io pochi giorni fa ti ho parlato dell'analogia con i ragazzi di Birel Gobi, no? Che avevano lo stesso spirito, che si è trasmesso, ecco, vedi? Cioè, lo spirito è lo stesso, identico! Sì, lo spirito vero italico. Certamente. Dell'italiana gens, come si dice, no? Ecco, certo. Questo è questo qua. Ricordati, io adesso ti volevo dire una cosa molto importante. Io riuscii a suo tempo, poi me l'ha messo via qualcuno, non riesco più a trovarlo, un opuscolo che conteneva la descrizione da parte di Curzio Malaparte della sua esperienza sui Vosgi, quando lui andò coi garibaldini a combattere a favore della Francia durante il primo conflitto mondiale, prima dell'ingresso dell'Italia in guerra. Sì. E lui descriveva in una maniera che solo grandi scrittori come Curzio e Malaparte potevano fare, e descriveva la loro vita lì e l'onore che essi, i volontari garibaldini in Francia, che hanno combattuto nello stesso luogo dove i garibaldini avevano difeso la Repubblica Francese durante la guerra contro la Prussia 1870-71. Ricordiamoci che Garibaldi fu eletto membro del governo della Comune di Parigi nel 1871, dove Malaparte, descrivendo la loro vita, che era una vita appunto di autentici eroi che combattevano con armi assolutamente impari, immaginatevi la guerra dei garibaldini volontari contro le armatissime armate di Bismarck, dell'esercito tedesco nel 1914, dove Malaparte diceva: noi eravamo i fascisti. Era molto importante. No, detto a Malaparte. Molto importante. Sì, detto a Malaparte, anzi, a posto della Francia, non dimentichiamoci i grandi italiani che erano su quel fronte, che andarono, quei francesi erano sempre 6-7 mila, la famosa battaglia di Bligny, dove riscossero anche l'ammirazione da parte dei tedeschi. Esattamente. A questo scopo lo storico giornalista Piero Barone, da me già più volte citato, ha dedicato un libro alla battaglia di Bligny e ai volontari italiani che erano lì a combattere con i francesi contro i tedeschi durante la prima guerra mondiale. Questo va esattamente. L'editore greco, quindi lo dico perché è un libro che andrebbe preso per capire cos'è lo vero spirito italico della Italia Gens. Anche perché è bene che gli italiani comincino a leggere le proprie storie. Dovreste che abbiamo tanti pseudo nazionalisti che tutto fanno. Ma no, ma lasciamo stare. Se tu mi vai a dirmi la russa e quella gente lì, ma no, perché esattamente. È una vergogna che esistano, guarda, è una vergogna che esistano. Cioè, esattamente. No, ma lasciamo stare, uno squallore morale, guarda, è una vergogna, dico una vergogna, guarda. Esattamente. Ma è proprio una vergogna, perché oggi questo spirito in Italia ormai è quasi morto, non so, ma io vorrei sbagliarmi, ma non vedo risveglio in giro, e questo è il dramma, caro Giorgio, è un grande dramma che questo paese sta morendo e sta perdendo tutta la sua memoria storica, la sta perdendo, salvo esattamente, lo 0,01% della popolazione, ma essere ottimista a dire 0,001%. Sì, ma soprattutto quelli che pretendono di presentarsi come nazionalisti. Ma no, per l'amor di Dio, nazionalisti e poi scodisci sulla coda al padrone americano, ma no, ma chi Dio ce ne guardi? Dio ce ne guardi. Ma Dio ce ne guardi, sì, perché fanno più danni ancora di quelli che sono antinazionali. Esattamente. Questo è il punto. Esattamente. Ecco, perché la verità è questa qui, cioè questo paese se non si ritrova, finisce. La coda della
perché sta già finendo. Andassero a baciare la coda della tonaca. E infatti, anche quello. E non solo della tonaca, anche di altre cose, che è meglio non appunto, dire per non poi subire sì. guai, ma però ti dico solo che è uno schifo, è veramente una cosa vergognosa quello che sta accadendo in Italia, in questi ultimi tempi bui, in cui non ci sono più punti di riferimento, eppure i punti di riferimento ci sarebbero se gli italiani leggessero e si informassero sul nuovo recente passato, non dico antico passato, ma anche recente passato, basta quello. Esattamente. Ecco, per esempio, ti faccio un esempio, noi abbiamo attaccato la mala giustizia, che in Italia ormai è tutto uno squasso. Io vorrei ricordare degli autentici giudici italiani. Livatino, che fu assassinato come un cane, tu sai come. E non a caso di assassino. Livatino, voglio ricordare questo grande giudice veramente eccezionale, Falcone, Borsellino, e altri, no? Che sono morti proprio per dare all'Italia una certa dignità. E purtroppo sono stati uccisi da chi? Da chi? Non dalla mafia, porcami, diciamocelo, da chi sono stati uccisi questi qua? Dai! Non si può più dire stupidaggini, dai, basta! Perché questo paese basta leggi che la storia. Leggi la storia della dinastia di quella roscia lì, di che cacchio si chiama, capito? La dinastia? La roscia che ce l'ha con Berlusconi. La Boccassini. Che... Sì. Leggi il padre, il nonno, tutti i magistrati, tutti in galera. Leggi che razza di dinastie ci sono nella nostra magistratura. No, ma scusa, perché la dinastia di Scalfaro allora? Anche di Scalfaro fece una cosa simile al nipote, durante il regno borbonico. capito, il nonno di Scalfaro lo sappiamo bene. Detto anche, ma Scalfaro Scalfaro era un sanguinario. No, ma quando lui si presentava diceva Oscar Luigi Scalfaro, diceva anche Occa Ici Caffaro, no? Perché appena riusciva a parlare sì. le volte tanto certo, era bigotto certo. e bavoso, ecco, per dirne una bigotto e sanguinario, come tutti i bigotti. No, ma voglio dire, purtroppo siamo in mano a questa gente qui e finché appunto. Non ci svegliamo non vedo speranza per questo paese. Io mi auguro di sbagliarmi, ma i fatti mi dicono che ahimè non mi rendono ottimista, ecco. Vorrei ripetere. Nemmeno io. Questo è il punto. Speriamo bene comunque. L'importante in ogni caso è rendere testimonianza, perché certo, le testimonianze ce le abbiamo. Noi le diciamo, sì. quello che dobbiamo dire lo diciamo. Ma certamente, sono d'accordo con te. E le denunce che dobbiamo fare le facciamo. Ma io guarda, mi aspetto da quelli che ci vedono, proprio che si rendono conto di queste cose e riflettono un attimo e dire ma noi chi siamo e chi siamo stati prima, no? Allora, poi alla fine dire ma caspita siamo stati questi, perché non possiamo esserlo ancora, no? E perché siamo venuti in questo modo? È naturale. Questo è il punto, che bisogna chiedersi sempre e bisogna appunto migliorare la situazione, perché così non si può. Perché oggi in Italia, come tu sai Giorgio, non ci sono più punti di riferimento, non esistono più neanche il Vaticano. Infatti, nemmeno il Vaticano. E lo anche sappiamo perché, bene. Tornando al Vaticano, il Papa Bergoglio, José Bergoglio, alias Francesco I, piemontese di origine, quindi del nonno piemontese, e avevo promesso delle cose, ma vedo che ha fatto del rumore, ma poi che è successo? Niente. Che è successo? Promessa di gesuita. No, promessa di marinaio. Promessa di gesuita. Ecco, promessa di gesuita, ma anche di marinaio di Buenos Aires, direi, no? Di Buenos Aires. No, voglio dire, io che ero disposto a ospitarlo a casa mia, perché l'ho detto pochi mesi fa, per far sì che lui attuasse il programma, e invece... Nei pressi del fiume Busento. Anche, insomma, quello... Però io l'avrei fatto, ma ahimè, mi sta deludendo, perché non vedo attuare ciò che aveva promesso di fare. Mi auguro che mi smentisca quanto prima, ma ho paura che non mi smentirà e né ci smentirà, almeno per quelli che hanno le mie stesse speranze. Questo è il punto. Appunto. Va bene, Giorgio. Appunto. Sei stato grandissimo come sempre. Ci vediamo quanto prima. Sempre, senza dubbio. Alla prossima. Sentiamo quanto prima. Ciao. Pensa alla registrazione. Va bene, ciao. Grazie. Ciao.